Ciao a tutti, voce di nome della vostra amica, come ogni lunedì, play with me! Allora, agendozza, bustona Tiger, che vi ho detto che ne avevo prese due, perciò apriremo la seconda oggi, seconda ed ultima, poi non so se farò un altro giro, non lo so, vedremo cosa se ne troverò ancora. Niente, riflettate, dei saluti, sono lì, il quaderno ce l'ho lì, stavolta me lo sono ricordata. Eccoci qua. E questa è la decoration che voglio andare a fare, è un po' un tema orientale e ho usato questo paper tape qua e quest'altro che se non sbaglio l'avevo preso da AliExpress oppure Stationery Pal, non mi ricordo. Comunque, vabbè. Dettagli, poi gli sticker, vi inventerò qualcosa con il paper tape, vi faccio vedere dopo che ne ho degli altri, aspettate che avvicino un pochino così. La penna, andiamo a sciogliere, trovo il mio portapenne qua. Che avevo scelto quel bluette qua, tipo un po' così, carta di zucchero. I giorni sono quelli che vanno dal 23 al 29 e siamo quasi alla fine di maggio. Sì, i primi di agosto facciamo il trasloco. I primi di agosto, sì. I primi di giugno facciamo il traslocone, quello grande, frigorifero, lavatrice, tutto, e poi effettivamente siamo qua. Adesso siamo già avanti e indietro, siamo qua tutti i giorni, però poi definitivamente. Sì, arriverà il video, non ho ancora avuto il tempo di farlo perché ci siamo portati avanti a portare qua ancora altre cose. Abbiamo praticamente l'altra casa di là vuota, giusto l'essenziale per stare là, quei pochi giorni che mancano. E poi vi faccio a giorni, se riesco vi faccio il video postazione, poi pian piano vi faccio tutto il tour della casa, ecco. Allora, 23 lunedì. Così, lavoro 24 martedì, perché so che in tante di voi lo aspettate. Scusatemi, ma purtroppo non sono. Vi avevo detto che ve lo facevo, ma arriva, proprio a breve, perciò portate ancora un po' di pazienza. 26 giovedì, allora, lavoro. Lavoro. Allora, sì, 27. 7 venerdì. 28 sabato. 29 domenica. Lavoro. E questo, vabbè, non lo lavoro, è il mio recupero della domenica scorsa perché io ho lavorato adesso tutta settimana, 7 giorni su 7 fino a domenica, e adesso sono fino a venerdì, poi sono di recupero. Vabbè, è tutta una cosa perché non potevano sostituirmi, è tutto un po' un giro strano. E invece ho il mio sperato meritato relax, ce l'ho qui. Nella domenica andiamo a scriverlo stavolta perché non mi sono preparata qua gli sticker. Brava Nika, ne ho parecchi con le lettere, ma mi sono dimenticata, perciò lo facciamo ancora manuale e la prossima volta metteremo gli sticker perché mi sono dimenticata. Mi sono dimenticata. Mi sono dimenticata, mi sono dimenticata. Aspetta che prendo il mio carrellino super faico dove c'ho tutti i miei pastellozzi e vado a prendere un pennarellozzo. Pastellozzi, pennarellozzi, cioè. Andiamo a colorare. E voilà. E voilà. E voilà. Relax. Spero che mi ha aiutato, relax. Ed è quasi finita anche la scuola, dai, bene. Ecco qua, aspettate che faccio così. Il mio bel carrellotto, sentite le rotelline del mio carrellino, tutto pieno di penne, matite, pastelli, pennarelli e chi ne ha più ne ha più ne metta. Ok, perché vi ho detto che voglio usare gli washi tape per te? Perché ho quest'altri due qua che mi piacciono un sacco. Questo è un po' stiloccino, un po' stile un po'. Però io voglio mettere questo. Facciamo così un attimino.
forbice nel mio carrellino. Allora, sulla domenica ci vado a mettere questo. Dopo questi non li butto, logicamente, non si spreca niente. Mamma, non vedo l'ora di farvi vedere tutti i miei paper tape, washi tape, ragazzi. C'è da sclerare. Vi possiamo fare tutto, tanto lo sfondo è bianco, perciò ok. Già questo ci sta abbastanza bene, dai. Lo stile orientale, cinese, giapponese. E poi io ho questi patatosi qua, che avevo preso da Stationery Pie, mi pare. Credo di sì. Vedete che qua ci sono un po' di cosine, un po' giappo, lanternine, lanternette. Il micciotto questo qua, che è della fortuna, speriamo. Facciamo così. Tacchete. E andiamo ad attaccarlo. Ecco qua. Tanto c'è lo sfondo bianco. Qua così. Dai, che carino. Poi c'ha, questi qua c'hanno anche appunto gli, quegli insertini qua un po' in foil, come il paper tape e gli washi tape, come messo, perciò ci sta anche bene. Poi ci attaccherò questa lanternina qua, molto ma molto carina. Sì, poi andiamo a vedere, c'è su altre cose. Se sentite casino, mio figlio che fa le scale. Sì, sì, sì. Aspettate, non voglio metterla al contrario, no, è giusto così. Mettiamola qua. Eccoci. Poi vediamo, c'è un'altra lanternina. Però possiamo metterci anche... Facciamo così. Sentite questo casino? È mio figlio che fa le scale. Perché sì, la nostra casa è a tre piani adesso. E vola. Vola e vola. Ok. Mi piace, sto uscendo bene, vediamo se mi sono persa qualcos'altro. Io metterei ancora un micetto, questo qua, fa niente se mi ripeto. Poi questo, perché il micetto qua mi piace un sacco. Allora, abbiate pazienza, ce la faccio. Lo mettiamo qua, che puccio che è. Poi ci sono i pesciolini, anche se sono attaccati così, poverini, però vabbè. Così. Poi c'è quest'altra lanternina, che è carina, attaccata ai fiori qua di ciliegio, qua, questa bella fiorellina. Oh, avevo anche i fiorellini rosa, avevo un giro di sticker da qualche parte, che sono lì, non riesco ad andare a prenderli. Allora, e vabbè, volevo attaccarceli però io. Uffi, ne sono anche qua, però ci sono anche qua. Possiamo fare anche un po' stile questi, vedete questi fiori qua, un po' qui di sakura, com'è che si chiamano, di ciliegio qua rosa, che ci sono anche, ci avevo anche il pacchetto di sticker, ce l'ho là, non riesco ad andare a prenderlo adesso, non riesco a muovermi da qua. Vabbè, vediamo qua cosa possiamo ritagliare. Vediamo se riusciamo a... A me piace questo. Io ho il cutter. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Che mi piaceva metterci anche questo cicogna qua. Vediamo se riusciamo a ritagliarla un pochino così alla buona, dai. Che fa lo sfondo, questo paper tipo lo sfondo nero, perciò si vede quello che non ritagli bene, eh. Ho il cutter lì, però non... non so se riesco, vediamo riesco un pochino a, almeno un attimino a ritagliarla un pochetto. Abbiate pazienza, i miei video sono interminabili, so che qualcuno di voi andrà avanti a vedere quello che c'è nella busta sorpresa. Spero di no. vediamo farla così, dai, la facciamo volare qua sopra. Dai, male non sta. C'è lo sfondo nero lì del paper tape che non c'entra una cippa di niente, però vabbè, è carina. La cicognina che vola. Poi c'era anche quest'altro paesaggio qua, che possiamo magari... Vediamo un attimo adesso. Io però uno ce lo metterei comunque qua a mezzo così. Magari diventa troppo
un po' piena, però non fa niente perché mi piacciono. Poi io qua ci riempirei ancora con qualcosa, aspettate. Allora, ci sono ancora fiori di ciliegio. Poi ci possiamo mettere anche questa che non abbiamo messo, che credo sia un'altra lanterna o separé. Sì, separé o lanterna, quelli lì a stile giappoli. Dai, che sta uscendo carina, dai. Aspettate che butto via questa pezza di carta. Dai, è carina, cosa ne dite? Potevate rispondermi, sarebbe stato il top. Però non si può, non è ancora la tecnologia che mi rispondete. Allora, attacchiamo ancora il fiore l'ange. Il fiore l'ange. E qui ci manca qualcosa. Qui ci manca qualcosa. Vediamo un attimino. Prima di riuscire a... Aspettate, volevo spararci un ventaglio. Vediamo se riesco a ritagliare bene un pochino anche questo. Così. Giusto per metterci il ventaglietto, che è veramente puccio, così, ok. E poi vediamo, c'è anche quello dorato, vediamo. Eh sì, lo so, uno spreco per questo paperte, però ci voglio fare la decorazione, voglio farla bene, così e così, così, tacchete. Tacchete, 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 dai, ce l'abbiamo fatta a ritagliarlo. E ce ne mettiamo un altro qua, così. E dai, è carino. Sì, dai, è bella piena. Adesso non ci manca niente. Vediamo se riusciamo a metterci ancora la decorazione più lunga che abbia mai fatto. Aspetta che c'è ancora qua. Questo non l'abbiamo messo. Queste belle lanternouche qua. Ce le mettiamo qua sul, sempre sulla domenica. Sì, potevo stare un pochino più. Vediamo, riusciamo a tagliare ancora un pezzettino. Così ce le mettiamo qua, così. Che ci mancava ancora qualcosa qua sulla domenica. E poi basta, dai. Non ci metterei. No, mettiamo qua. aiuto. Oggi è lunga la nicchia, ragazzi. Vediamo, mettiamoci questi pescioletti qua, così, ok. E poi basta, perché altrimenti diventa troppo. Già è però mi piace. Questi sono tutti i pezzettini che poi io metto via. Ed è carina, dai. È uscita abbastanza decente, dai, mi soddisfa, mi piace. Bella, 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 bella. Mi piace, mi piace, mi piace. Stile orientale. Chiamiamola così, credo. Lo vedrete nel titolo. Allora, video agenda più saluti di lunedì. E non perdetevi gli altri video durante la settimana. E chi non saluto oggi, lo saluto la prossima volta. Come al solito. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete gli altri video. Però i saluti li faccio solo in quello del lunedì, dell'agenda. Per chi non lo sa ancora. Allora, andiamo a inserire la nostra decoration. Fra un po' arriva il divisorio di giugno, la settimana prossima, sì. E voilà. Voilà, e voilà. Ecco qua, che ormai sì, 29. E aspettate, nella mia memoria. No, ce ne abbiamo 31, sì, certo, maggio 31. Però andiamo a vedere lo stesso, perché sì. Perciò settimana prossima divideremo la settimana, perché poi iniziamo nel giugno. E niente, questa qua decorazione un po' tipo giappo, no, ma è carinissimo quel gattozzo lì, è bellissimo. E niente, dai ragazzi, andiamo a aprire la busta, andiamo a aprire la busta. Ok, la seconda bustina, che qua non si intravede molto, si intravede qualcosa di bianco, non lo so. Andiamo ad aprirla, però le ho prese nello stesso giorno, vediamo. Oh, è tutta scocciata, aspettate, se l'ho rotta, anche sfrantumata, proprio sfragellata, cioè, sfragellata, niente,
Oh, stavolta non lo... Ah, perché certo non sono andata a prendere il gancino. Allora, togliamo qualcosa di grosso. Wow, vediamo questo che... Oh no, non è possibile però. Ecco, che cos'era quella roba che si vedeva bianca qua davanti? Sì, perché adesso si vede qualcos'altro, guardate. No, no, e cioè era questo. L'unico pezzo bianco che non si spostava era questo. Si vede che era proprio posizionato qua così, il calendario, e non si muoveva, credo. Perché non riuscivo a spostare niente per sbirciare dentro. Che scusate, che male. Mamma, che faccio aria intanto, perché qua fa caldo. Scusatemi, ne approfitto. Dai, si possono usare, fanno una bella aria, si possono usare per quello. Cioè, veramente, una raccolta infinita. Si vede che proprio... Scusate, proprio... Calcolati nessuno, volevo dire un'altra parola, ma è meglio di no. Non li hanno proprio ca... nessuno, proprio questi cosi qua. Sì, adesso... hanno ragione anche loro di non comprarli. Scusate, Tiger, però è così. Togliamo un'altra cosa grossa che... Un quaderno ancora, e che rottura, fischia. Vabbè, mia figlia, gli vengono utili, però l'abbiamo già trovato l'altra volta. Vabbè, mi sa che è doppia. Sì, sento qualcosa di morbidoso. Mi sa che... Ma però c'è qualcos'altro anche di diverso da quello dell'ultima volta, Sembra... Allora, l'ultima volta avevo trovato... Vediamo chi si ricorda, lo scrive nei commenti. Vediamo, aspetta, allora. Quaderno, mi sembra. Sì, ancora. Il calendario, sì, sono sicurissima che c'era. Poi c'era il mio bel pulcino che ce l'ho lì, che non va già più. Forse perché non è sotto la luce, non lo so, non va. Poi avevo trovato quel portachiavi là peloso, il coniglietto, che l'ho già messo là in postazione. Cioè, di là dove c'ho i miei unicorni là sopra, che vi farò vedere. E adesso vediamo. Beh, qua non sto sbirciando dentro, ma sto sbirciando qua dall'oblò. Si vedono già gli sticker, credo che siano sticker, e ciò mi fa piacere. Mi garba molto. Ascoltate, tagliamo la testa al toro, togliamo subito. Sì! Un altro! Oh, bello così! Allora, quello che ho esposto lo lascio... Bello spasso. Sì, questo sono felice. Sentite il mio entusiasmo grande. Allora, questo lo lascio in postazione con la sua carotina. Invece, l'altro uso l'astuccio. Insomma, un astuccio lo uso, uno no. Uno lascio dentro lui e uno, ecco. Mi avete capito? Ecco. No, è davvero bello questo. Sono felice. Vediamo se è tutto integro anche questo. Ma no, è fantastico. Sono super felice. Sì. Ma dai, bravi Tiger, dai. A parte il calendario. Ma togliamo questa cosa impacchettata. Che... Cioè... Cioè, tutta rovinata, io non lo so. Tutto... Vediamo se... almeno ci sono... Allora, questi posso usarli, punterellati. Ma... Fatemi capire. Ma sono... Sì, però sono puntellati belli... No, sono... Vabbè, posso usare per degli appunti o qualcosa. Però sono fatti a block notice. Vediamo. Sì, tutti a block notice. Questo invece ce li ha a righe. Però bisogna farci i buchi, io. No, non lo so. Come li userò? A 5 refill. Ok, vabbè. Un pedalo da sacchettino, sembrava che fosse un altro quaderno, magari puccioso o qualcosa, invece no. Cioè, quando ho toccato dentro pensavo fosse un... Poi anche tutto rovinato, sinceramente, un po' tutto schiacciato, un po' tutto... Queste volte mettono di quelle cose che... Sì, cose che non vendono, come il calendario. Allora, vediamo cosa c'è, una scatolina. Ma no! Ma uffi però! Sì, sono uguali agli altri, che non so dove ho messo, perché li ho messi da qualche parte nella una scatolona di là. Sì, sono uguali, perché mi ricordo che il... Come si chiamano? Mi viene in mente adesso, scusate, sono anche un po' stanca con tutto il trasloco in corso così. Orecchini, a bottone loro scrivono, ecco. Mi ricordavo che c'erano questi fiorellini, mi piacevano. Però potevano mettere... Volevo quelli con unicorno, lo... Cioè, penso che ci siano,
Sicuramente li avranno fatti anche con l'unicorno, li avranno fatti anche magari con l'orso. No, che belli. Comunque, beh, orecchini, ok, vabbè. Doppie, le cose doppie. Variate le stevuste quando le mettete tutte insieme, perché calcolate che c'è gente che non ne prende solo una, ne prende due, tre. Vediamo. Vediamo che cos'è. Che ve la faccio vedere a fare. Avete già visto l'anno scorso, un'altra uguale. Poi vabbè, però c'è qualcos'altro di ce n'è. Allora, infatti facciamo una cosa. Togliamo. No, ciao, ragazze. Io cosa me ne faccio di un altro di questi? Sì, voi direte, Nica, non lamentarti, le compri nello stesso giorno, le compri due vicine magari, o quando le fanno con tutte le robe che hanno lì che non vendono, e le fanno doppie le buste, ok? Però io non è che ci vado più come prima spesso da Tiger, quando le trovo ne prendo due o tre che è, però siccome c'erano solo queste grosse, ne ho prese solo due perché costano 6 euro l'una, però le ho prese nello stesso giorno, ok? Sbaglio, errore mio, non c'entra neanche Tiger, perché lui non pensa che una arriva lì e ne compra due, o addirittura c'è chi ne compra quattro, c'ha tutti i doppioni, ho visto video in giro di certe che ne comprano anche 4-5, tutte robe doppie. Ti girano le scatolengi. Allora, questo, sto cacchio di coso qua, qualcuno di voi mi ha scritto Onigiri, se non sbaglio, correggetemi. Qualcuno di voi mi ha scritto una nuvola con l'arcobaleno. Io sinceramente non lo so, non sono riuscita a capire né con l'altro che l'ho messo nella scatola, perché dopo io le cose delle buste a sorpresa valuto bene quello che tenere e quello che no, io poi do via perché comunque ho a chi darle le cose. Però io penso che sia questo che l'altro, li do via tutte e due perché non mi piace, sinceramente. Allora andiamo a togliere tutto il resto delle cose. Però c'è dentro ancora qualche bel malloppino qua di foglietti, foglietti, foglietti. Vediamo. La busta è così vuota. Adesso vi faccio vedere tutto quello che c'è dentro. La lanciamo e vi faccio vedere. I palloni. E anche questi si vede che proprio non gli vanno. Ma poi chi? Scusate. Chi fa le feste di compleanno, per carità, li può comprare, però questo è un pallone così che esce quadrato come un pacchetto regalo. Vediamo anzi com'è dentro, scusate. No, ho paura di aprirlo perché poi non riesco più a piegarlo, sto coso. Rosso. Ma qua non è rosa, super. Ah, non ci è capitato neanche quello rosa, quello rosso, quello più schifoso. Quello dell'altra volta non l'ho aperto, devo andare a vedere. Ah no, scusate, sono due. Scusatemi, scusa Tiger. Scusa Tiger. Penso che siano due, sì, due. Che meraviglia. Che belli che sono. Fanno schifo. Però ognuno c'ha i suoi gusti, per carità, c'è chi piacciono queste cose. Però sinceramente palloncini un po' pucciosi. Se devo fare una festa di compleanno non li comprerei mai questi. E poi scusatemi, sì, ok. Ma il fiocco regalo dov'è? Ah no, scusate, c'è dentro ancora qualcosa. Mi scusi, signor Tiger. Ah, eccolo qua il fiocco da farci sul bel bibottolo. Oh, questa cosa qua cos'è? Una cannuccia che mettono quelle di carta adesso nei bricchini del tè, dei succhi, che poi appena la lasci dentro. No, scrivetemelo nei commenti. Quelle cannucce di carta che c'è. Ok, viva il pianeta sano, viva tutto, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Viva il pianeta sano, vi ripeto tutto quello che ho. Cos'è sto coso che è uscito un pallino? Però le cannucce di carta, i bricchini, avete presente i bricchini, quelli dei succhi? Io li chiamo i bricchini, gli scatolini dove c'è il succo che mettete la cannuccia. Una volta c'erano tutte le cannucce di plastica, quelle bianche, righine rosse, oppure quelle dopo avevano fatto solo bianche, ecco. E anche del tè ci sono i bricchini, così che ogni tanto li compriamo. Adesso hanno tutte le cannucce di carta come queste che si piegano, logicamente questa intera, però è di carta, vi assicuro, la sto toccando, è di carta. Ok, per l'ambiente meno plastica, meglio è, per carità. Però quando le scartate sono sempre nel cellophane di plastica, a parte quello che chiamo il discorso, le cannucce di carta nel cellophane di plastica. Vabbè, ok. Poi
Poi quando le mettete dentro, se per caso vi allontanate un attimo, lasciate la cannuccia dentro il bricchettino per solo 2 minuti in più, si consuma tutta sotto, non riuscite più a bere, il prodotto, sì. Poi per carità, viva, viva la plastica in meno, per l'amor del cielo, certo. Però queste cose qua, no, queste qua regaliamo tutto, chi fa le feste di compleanno, ben venga, allora che velo che siete però. Ok, poi vediamo, qua c'è un malloppo ancora di cose. Queste. Oh, è un doppio che mi fa piacere. I doppi che mi fanno piacere. Cos'è che adesso vi dico quelli che mi fanno piacere, che ne ho questo, l'avete capito, ok? Il quaderno. Va bene, lo do a mia figlia. Gli orecchini, ok, questo sì, questa no, non mi piace. E poi vabbè, andiamo a vedere gli sticker che abbiamo trovato. Wow, questo. Allora, questi sono per lo scrapbook, ok, ben vengano. E sono uguali? Non riesco a no, non sono uguali, sono un foglio diverso dall'altro. Sì, qua c'è il sole, qui c'è, ma diverso, qui c'è la scritta. Però più o meno il tema un po' estivo sì, c'è, perché comunque la bibita qua, il ghiacciolo, la baby shorts, la minigonna. Poi vabbè, qui c'è l'anguria, i festoni, sì, più o meno il tema estivo c'è in tutte e due, quello sì, la conchiglia, sì. Dai, carini. E poi. Non uno, ma ben due. Sono quelli da decorare le uova, che sono sticker però. Le avevo già trovati tanto tempo fa. Vabbè, allora il malloppo, diciamo che i 6 euro me li sono più che ben recuperata. Però che fantasia mettere le cose, io non lo so. Questo sì, avete fatto bene, vi ripeto. Bello, bello, bello metterlo perché mi piace un sacco. E il resto, a parte orecchini, ok. Vabbè, gli sticker mi fa sempre piacere trovarli, anche se ne ho una caterva. E basta, le piumette. Vabbè, oh, queste le regalo. Le penne, queste li regalo sicuramente. E questo, non so cosa fare. Questo calendario qua, non so cosa farmene. Ne avrò 7-8 ormai, non lo so. Vabbè, queste le regalo. Sì, le cose che mi tengo sono gli orecchini, le piume, i due sticker. Anche questo refill qua, non so cosa farmene. Sono una cartopazza, faccio le agende e tutto, però. Quei fogli di preferivo che. Ma perché non mettono i fogli quelli bucati per le. Tiger, un po' di. Vai, mettono le cose che non vanno, ragazzi, lo sappiamo. Niente, vedo dopo le mie polemiche sulla busta sorpresa, sopportatevi così. E vi mando un bacione enorme col mio amicone, Ciuccio Pelusione, il nostro amico coniglietto, che è fantastico. Che bello, sono contenta. Così questo lo uso come astuccio. Questo lo metto là insieme al suo gemellino. Tiri 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 tiri. Ok, basta, Nika, perché sei andata proprio completamente andata. Allora, vi mando un bacio enorme, vi faccio buona settimana a tutti. Fatemi sapere sempre nei commenti se non vi. Sì, aspetta, dove vai, Nika? State dicendo, Nika, i saluti non li hai fatti. Ragazzi, non ho fatto, non sta, mi stavo dimenticando dei saluti, scusatemi, ve l'ho detto, sono in aria. Allora, fa caldo, stiamo sistemando ancora tante cose, stiamo lavorando ancora qua nella casa nuova, stiamo. E col caldo comincia la grande qua. Uff, wow. Perciò, capitemi, ho anche una certa età, sono un po' andata e perdonatemi. Allora, devo salutare Mary 96, ciao. Alai Nekane, ciao, spero di aver detto giusto. Alai Nekane. Ciao, Manuela Boccafoglio, ciao. Poi Elisa Mesaroli, che giovedì scorso ha fatto il compleanno, tanti auguri in ritardo. Poi Annita, che il suo compleanno è stato il 17, però infatti mi aveva detto di farglieli adesso, che è il 23 oggi. Tanti auguri in ritardo anche a te. Poi Veronica Di Tolve, ciao. Elisa Santoro, ciao. Claudia, ciao. Anita, Sofia, Miriam, ciao. Antonia D'Achille, ciao. Gavino, ciao. Stefano Noero, ciao. Dani, ciao. Sara E, ciao. Sissi Clietta, ciao. Giada Boschetti, ciao. Eleonora Alessio, ciao. Roberta Matassi, ciao. Giulia Meteori, ciao. Marina Schenone, che. Non l'ho salutata già. No, non l'ho salutata prima. Aspettate, eh. No, che il suo compleanno è stato il 15. Oh, tanti auguri, un po' in ritardo, scusami tesoro.
E Nicoletta Rossi, ciao. Eleonora, ciao. Un bacione enorme. Vi do appuntamento col Permettimi. A lunedì prossimo. Ciao, focoyo, focoyo, poco, non perdete gli altri video in settimana. Lunedì play with me, non dimenticatevi. E niente, in settimana mi raccomando, la Nika c'è altri giorni della settimana, non solo lunedì. Perciò continuate, ho ribaltato. Continuate a seguirmi, mi raccomando, che io sono qui. Ciao! Buona settimana a tutti, basta, amica, perché stai dando il caldo, ti dà fuori la testa, dà fuori di matto. Mi mando un bacio enorme, dai. È meglio così, un po' di spirito, un po' di allegria, un po' di tutto che sì, che ci vuole in questa vita che già ci fa soffrire, già ci. Non sempre, per carità. Però, insomma, siamo in quei periodi un po' strani in questi anni qua, che non ci si riesce a avere un quieto vivere, non si riesce a stare tranquilli, perciò dai, un pochino di così ci vuole. Una bella compagnia, ridere insieme, scherzare insieme, io più che altro vi farò ridere perché dirà questa è matta, dite questa è pazza, però va bene così, tenetemi così! Ciao, prossimo video, bacioni, basta, vi lascio andare, sennò vi tengo qua fino a che faccio il trasloco completo. Ciao ragazzi, ciao, bacioni, a lunedì prossimo, copiatemi in settimana gli altri video, ciao ciao, buona settimana a tutti!